Presentata l'edizione numero 72 del trofeo Matteotti, la classica abruzzese che vedrà protagonista i comuni di Pescara e di Montesilvano, come di consueto nel circuito tradizionale. Un'edizione questa ulteriormente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Ci sarà la nazionale italiana con Davide Cassani, con il nostro Giulio Ciccone, ma anche con Matteo Trentin, che sarà uno degli uomini di punta, se non il capitano della nostra nazionale ai mondiali in Inghilterra, che si disputeranno pochi giorni dopo il trofeo Matteotti. È un continuare un percorso che Renato Ricci, dopo il papà prima, avevano messo in piedi con grandi soddisfazioni, e noi stiamo cercando di continuare e cercare di migliorare tutto qua. Sono contento che il cast partente è più importante, vi dico che per me è stato molto impegnativo, lo è fino al 22 sera, però sembra orgogliosi quando fai qualcosa di costruttivo. Aumentano le squadre World Tour, ma soprattutto c'è curiosità perché il trofeo Matteotti inevitabilmente darà delle indicazioni a Davide Cassani per le convocazioni ai mondiali nello Yorkshire. Sì, sicuramente un po' i giochi sono fatti, però quella rifinitura e anche la consapevolezza della formazione che poi la maggior parte parteciperà al mondiale, e che non porti bene magari il Matteotti, che chi vince il Matteotti vince anche il mondiale, allora siamo veramente ancora più felici. Edizione rinnovata dunque, si diceva, e la vera novità di questa edizione è il ritorno nel mondo delle due ruote della famiglia Acqua e Sapone, della famiglia Barbarossa, che torna dopo l'esperienza con la squadra di ciclismo a dare manforte a quello che è una delle classiche del ciclismo italiano ed internazionale. Beh, io non so se abbiamo mai lasciato, perché poi essere appassionati di sport fa sì che non è che se non è una squadra non segui questo mondo. Poi credo che il Matteotti si vada un po' oltre il discorso ciclismo. Per l'Abruzzo è un proprio evento che ormai si porta da 72 edizioni, quindi diventa una manifestazione come può essere qualsiasi altra delle Forze dell'Annunzio o altro per Pescara. Quindi è un evento particolare, noi se abbiamo sempre dato una mano, quest'anno l'abbiamo dato un po' di più perché comunque ci siamo sentiti per dare una mano alla nostra regione.